I believe it's the room. Put on glasses so I can see what the heck I'm doing. Yes, the loading screen is done for the room. So, here we go. Oh god, I almost knocked over everything on my desk, but I'm not Baron. Era solo un sogno. Un orribile sogno. Quella donna. It loaded way faster. Volto di mia sorella. I was not ready. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. E invece il letto. Cannot see that picture. Perfect. Questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa, e ora. Dude, I should have checked if Japanese was an option, because Japanese Marta is aveva chiesto fast. La mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche Whatever usare i miei me. Vestiti nell'altro armadio. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Bag. Voglio vedere. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. La chiave della mia cassettina. Il mio diario. The diary is strangely HD compared to everything else. 12 luglio. Sì, Eric, arrivo subito. Chiamo Marta per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio! Accendo solo la sua luce! Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire Open. Che posso sentire o saranno guai seri. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Per Giulia, per fotografare sempre di più, il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori.
Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Oh, nice. Control and then focus. Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Il babbo è da poco un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. I don't think I can. I think this is going to be a time loss. Okay. Now I know. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Hello. How are you? Questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. Shoot. I think I did that last time too, where I was just trying to skip it. Go ahead and grab the scissors now. Potrebbero servirmi. Oof, those frame drops. La macchina è pronta per un autoscatto. Nice. È sempre un'emozione sviluppare una foto. Non si vede nulla all'inizio, eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima, o la cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto, o penseranno che sono pazza. Questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente
Non I work with twins, and I can tell them apart very easily. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo, quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente, ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa, ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. Ma certo, la porta è chiusa a chiave, e se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. Oh! Split. Can't believe I missed the first split. Yay. Oh, shit. I wonder what button I made be the split button. Could have sworn it was that one, but apparently not. Io amo la notte, ma questa notte mi spaventa. Nel buio mi sembra di sentire tutto il male che ho fatto. A ogni passo si avvicina. Lo sento che mi sfiora, come un brivido. Ho fatto del male a Marta. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? L'ho uccisa per rubare l'amore che tutti provavano per lei e non provavano per me. Come ho potuto fare una cosa simile? No, maledetta lampada. Per fortuna ho l'accendino con me. Hey, Luna. Le macchine fotografiche sono qui, da qualche parte. Rabbit, hello. Thank you. So I turned it to Italian, and then I cranked the settings as low as possible for maximum speed. Ancora due macchine fotografiche. I also, like, made the lamest attempt at a layout. That's right, the Doom method. And I can't remember what I made my split button, so the splits are irrelevant. Un brandello di tessuto qui nel bosco. Strano. Potrei fotografarlo. Ecco fatto. Le ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cosa è successo.
È ora di corsa a casa per svilupparli. Focus. Oh. Come sarà finito qui? Mi sembra familiare. That's true. Boy, it is really hard for me to see when it's dark and also when the settings are bad. It was 2 hours, 12 minutes, 24 seconds. Julia. I am speed incarnate. I've never gone this way, I'm going this way. I have a feeling that the choice doesn't actually matter. The split button. I figured out the split button. Oh well. It's the same as start. I'm just a freaking idiot. Cool, because Frost, I get it. She's weirdly just as high def. I mentioned that in the first run. I mentioned that there was no way to Hess. As far as we know, there's no way to Hess. The maggots are weirdly more defined, like this, so. What a weird game I've chosen to speedrun. I'm sure. Time to speed run, Hoonie Pop. My baby hands. See ya. Di nuovo un incubo. Ancora una volta lei nei miei sogni. Che voglia parlarmi. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano realtà. At least we weren't drowning in a lake this time, Streamlabs bot. Sento. No, no. Questi sono i pensieri di una pazza. E io non sono pazza. Oh mio Dio. Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Get laid percent easy, 195 entries. Raggiungerò Marta così presto. Is that an actual category? I hope so. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo.
Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Oh. Right. I always think it's a bathtub. It's the main category. Amazing. Così va meglio. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Potrei alzare la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. I don't need that. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Right. This. That should be the IR lens, which is the only one we need. Una lente e yep. Un rullino a infrarossi. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Yeah, sorry, I was taking a drink. Giulia? Sì, babbo, per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no, la mia voce sarà terribile. Ma dai, non volevi studiare anche canto? No, 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 ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. True, I did avevo see ragione. That. Altro che canto. He also has not actually approved my run of Martha's Dead, even though he said it's a valid run. Anche se vorrei poter fermare il tempo. Queste immagini potrebbero cambiare tutto. Non potrei tollerare di aver fatto del male a Martha. Preferirei morire. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. È come perdersi dentro se stessi. I'm not complaining, he could be busy. Or she. I didn't actually look at their preferred pronouns. I kind of feel bad now. Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Non posso sviluppare questa foto shoot. Così. The mods. Mi sono spogliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Sto portando Martha a riva. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso... Anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo?
Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. I think I just go down to the lake now. Ah, I did this again. Cos'è questo posto? I went the wrong way. Non è così nei miei ricordi. That's okay. Consistent time loss. Cool. We'll fix it in post. What if I end my own run here? Okay, no. I was gonna say, what if I end my own run by not finding the, what I believe to be the war part? Gunshots are the loudest thing I've ever heard. Verdammt! Los! Laufen! Che cosa succede qui? Che ci fanno i soldati? È pericoloso, lo so, ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Amico mio, cosa ti hanno fatto? Svegliata. Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. Maybe his gun is also a symbol of what he believes in. You should take that. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a far... Ow. Ouch. Hai sparato a una ragazza, imbecille! Oh merda! E adesso che facciamo? Guarda cosa ha al collo! È una di loro! Andava fatto! Are they speaking Italian or are they speaking German? They're still speaking Italian, right? Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno. Okay, fair enough. Di cui, in quel momento, I can't understand it at all because I'm bad. I don't even speak English well. Give you back. This scene looks spectacular on these low graphics.
The rain looks about the same, to be honest. Imagine cutting off and wearing someone's face. Like, what would that actually be like? Her hand is weirdly clean. All that's mattered is we've been almost a consistent 59, 60 FPS. Oh. Well. I mean, the sentence would work with you now. Now. I pay. Oh, now I see. Thank you. You figure that, like, I would remember anything about this, but no. Eyes. This is actual audio sound of, or actual audio of what it would be like if I tried to play a banjo. That's not true. I can play some on the banjo. Banjo murder. I should have made this a split. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo. I guess I get a nice break in the first half hour of my run. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. Giulia deve seguirmi, dissi. Ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta. E quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare. C'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata, allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente, l'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta. Actually, I pick up on a few more words I pick up on more words than ma I anticipated. Avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome. Why does Geth's scythe have to be, like, rusty and dilapidated? Why can't he have a nice new scythe that he saved up for? Or that his mother gave him as a birthday gift? Ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo. E renderò infine al fato la sua benda. Is he finished? Okay, I didn't look at the screen one time while he was speaking. I mean, I looked at the
the left monitor, not the right monitor that actually has gameplay. I guess gameplay's on both monitors. Shut up, Luna. Oh, che dolore. Double-sided medallion pretending to be someone else while peeling other skins, Julia Two-Faced. I don't remember any Two-Faced lines or I would have said it. Oh. I forgot to load my previous splits, didn't I? That's okay. Vorrei passare qualche momento con mia sorella, io e lei. Non c'è la mia borsa. Il mio diario. It's la lettera di Lapo che non ho finito di leggere. It's in the bathroom. See you when you get back. Open. Open. Come sta mia figlia? Mi dia solo buone notizie, dottore. La prego. È un miracolo che sia viva, Eric. Ma sta bene. I was too busy wasting time. È passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni, la spina dorsale o il cuore. Poteva rimanere paralizzata o morire. Ma sta bene, per fortuna. L'ho visitata a fondo. Non ha perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati, se così si può dire. Fortuna che Irene sia andata a fare una passeggiata nel bosco, altrimenti... Altrimenti si sarebbe dissanguata, sì. Non so cosa dire. Tutto questo è... È troppo. Morte, sofferenza, nient'altro. Non deve preoccuparsi, Eric. È giovane. Si riprenderà in fretta. Io comunque sarò qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore, per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? La Poor Burb. Sa, i preparativi per la cerimonia nella chiesetta. Irene vuole che sia tutto perfetto. Il suo modo di non fermarsi a pensare a questa tragedia. È una donna che ha sofferto tanto. Troppo, probabilmente. Ecco la mia borsa. Meno male. Speriamo che la lettera di Lapo sia qui. Do I actually have to read Lapo's letter? Ancora violenza sui civili. Yes, you do. Una volta sotto tiro la famiglia del generale K. Dopo il meschino omicidio di Giulia K, è ora cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a farmene una ragione. Devo rimanere nascosto. E non posso correre da te come vorrei, per stringerti forte e piangere insieme. Nessuna parola, solo essere vicini. Possiamo incontrarci nella stalla questa notte. Farò di tutto per essere lì attorno a mezzanotte. Non allarmarti, ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero. 6934. Sapeva di essere in serio pericolo. Ma la lettera? L'avevo in mano quando i soldati sono scappati. Mi ha trovato la mamma. Ma se lei l'avesse letta... Lei odia Lapo. E poi adesso saprebbe chi sono. No, no. Probabilmente mi avrebbe lasciata lì a morire. Meglio nessuna figlia che quella sbagliata. Prima di perdere i sensi, devo averla rimessa nella borsa. Non c'è altra spiegazione. Okay. Can I get the tarot cards now? Cara mamma,
È difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro e io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente, queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? I don't know. I am not happy. No, I don't need any of that. In casa non c'è nessuno. Ma se alzo la cornetta e sto zitta, dall'altra parte parleranno. E io potrò capire chi è. Nana, right? This is the one that just keeps dialing. Pronto? Signora? Mi sente? C'è qualcuno? Signor Eric? È la tata. Con lei posso confidarmi. Tata! Ciao! Sono io! Pronto? Ma... sia benedetto il Signore. Sto sognando o cosa? No, non stai sognando. Sono proprio Giulia. Oh mio Dio, Giulia! Passerottino mio, che gioia! Scusa se... ma ti credevo morta. Ti ho vista morta. È una gioia così grande che... devi spiegarmi, passerotto, cosa sta succedendo. Raccontai alla tata tutto quello che era successo. Era triste per Marta, ma felice allo stesso momento. Era con me che aveva un rapporto speciale. Gli spiegai che volevo provare a incontrare la Dama Bianca, anche se sapevo che era una sciocchezza. Ma lei non mi trattava mai da sciocca. Anzi, mi spiegò come avrei dovuto fare per incontrarla. Era una cosa complicata. Segnai tutto fedelmente sul mio diario. Chissà, forse lo fece solo per tenermi impegnata mentre decideva cosa fare, chi avvisare. Non lo saprò mai, perché quello stesso giorno i bombardamenti colpirono la villa e lei morì. Morivano tutti. Avremmo dovuto esserci noi in quella casa e invece... povera tata. Ciao tata, ti voglio bene. Ciao. Credevo di averti persa. Stai attenta, passerotto. Shit. Why do I always forget the bicycle pump? That should be a split. I should make that a split, because if I do, I won't forget it. And right after the nanny phone call would be the best time to get it. Ora non ne ho bisogno. You fucking idiot, Frost. Okay. I don't know how old you have to have Alzheimer's. La mia bici con la ruota sgonfia. I'll get it. Come next al solito. Time around. Una pompa risolverà il problema. My cats get upset if you show them a picture of birds. They want to meet the birds and then end the birds.
Povero piccolo, è morto. Poverino. Il suo posto è a fianco di Marta. La tata mi chiamava sempre Passerotto. Questa è la parte di me che è morta assieme a Marta. Starà bene accanto a lei. Ecco Marta. Questo è il mio cuore. Portalo con te. Inizio a capire quanto doveva essere dolorosa la tua condizione. Non poter comunicare è sempre più difficile. Ti invidiavo e non vedevo la sofferenza in cui vivevi. Non capivo il tuo coraggio. Mi manchi da morire, Marta. Io non sono degna di vestire i tuoi panni. I don't know if you have to actually take this photograph or not. Fatto. Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. That flash. Non posso sviluppare questa foto così. Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Non so bene cosa spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. It's the whole point of the Fatal Frame games. Il suo volto non può più dirmi nulla. Lo sapevo. La sua mancanza di espressione mi spaventa. Non so neppure se tenere questa foto vuota con me o buttarla via. Get the tire pump because I won't remember to otherwise. Ecco la pompa. Read the diary. Ora so come fare. I know I have to go to the crow. C'è un corvo che fa una grande confusione. Oh, a raven. Wow, I keep saying crow. Oh well. Forse è lo stesso corvo che ha ucciso il passerotto. Why don't I take the bicycle? It'll probably be odio faster. La prepotenza. Eppure sembrava che lo volesse far tornare in vita. If you can trigger it while on the bike, I hope you can. I honestly can't tell if this is faster or not. Thank you.
lo stesso vestito di cui ho trovato un brandello nel bosco. E infatti è strappato. Era della mamma. Ma allora... Iniziai a sospettare che la mamma potesse essere coinvolta nell'omicidio di Marta. Perse in questi pensieri, passarono le ore e mi dimenticai completamente della cerimonia. Quando me ne resi conto, era sera e stavano già portando il feretro verso il cimitero. Non mi aveva mai amata, lo sapevo bene, ma non avrei mai immaginato che... Era stata lei. Non riuscivo a crederci, ma tutto tornava. Al lago lei aveva dato per scontato che io fossi Marta perché era convinta di aver ucciso me. La cerimonia era finita e io sentivo un bisogno irresistibile di suonare. Amavo la musica. Mi misi a suonare senza pensare alle possibili conseguenze. Non mi interessava più. Avevo bisogno di sentirmi viva, di tornare a esistere. Cosa succede qui? Giulia? Sei tu? No, non è possibile. Marta non ha mai suonato. È sorda. Eppure... No, questa è una pazzia. Dio mio, ma allora Marta... Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te, giusto? Eri gelosa, vero? Perché lei era una ragazza stupenda. E tu sono una piccola inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ah, ora ho capito. Ma lei... Lei ha parlato. Io... No, no... Non torna. Ma io ti faccio rinchiudere in manicomio, sai? Ora basta! Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza! Ti tortureranno per farti uscire i mostri che hai nella testa. Vedrai! Le sue parole erano lame affilate. Provai a dirle che non ero stata io. Le feci vedere le foto che mi scagionavano. Ma si infuriò ancora di più, dandomi della pazza. E poi... Poi cominciò a picchiarmi con tutto quello che gli capitava sotto mano. Chiusi gli occhi. E cominciò a farsi spazio in me l'ennesima ombra. Riaffiorarono dei ricordi. Non ricordi di fatti accaduti, quanto piuttosto di sensazioni di quando ero piccola. Erano spaventose, la paura di una bambina. Nonostante tutto, mi incamminai nel bosco al mattino presto per incontrare la Dama Bianca. La sera prima mio padre aveva cercato inutilmente di consolarmi. Parlami, Giulia. Lo sai che ti voglio bene. Voglio solo capire che cosa è successo. Sono contento che tu sia viva. Anche se abbiamo perso Marta, tua madre era sotto shock. Non voleva farti del male. Non so cosa spero di trovare, ma cos'altro potrei fare? Vediamo. Se una di queste croci nasconde qualcosa, forse gli infrarossi la riveleranno.
Ta. So that'll get me the cross, and I already have the tarot cards. The dress will be down by the lake, so we should be good there. Her hair is already there. Like, she just cuts it off at will, so. Questo è il centro della nostra azienda agricola, ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. What if I didn't get the picture? I don't think she made an audio cue of her saying something about it. Ecco la tomba che cercavo. Lo spirito. Oh no, he's there. He's barely there. Proprio come la dama bianca. Non possono più incontrarsi. Phenomenal. Il male li ha separati. Wonder what the least amount of him I can get in the picture is. Questo le permetterà di creare un contatto con lui. Con questo oggetto lei dovrà ascoltarmi, non c'è dubbio. Mi manca l'elemento di collegamento tra il mio mondo e quello della Dama Bianca. Il bosco! Certo! Perché non ci ho pensato prima? Il vestito che ho gettato nei cespugli quel maledetto giorno. È stato nel bosco per qualche giorno. In un mondo che è sia mio che suo. By not going the long way around, like I did every other time. I think going this way is longer. It feels longer. Eccolo. Spero che funzioni. Ora ho tutto ciò che mi serve per parlare con la dama. Posso andare sull'isola finalmente. Fastest way between any two points is a straight line, so hopefully I can cut out a little bit of time by just going straight past the island and then going to it. Awesome.
ci portava a scuola. Non capisco perché la mamma non vuole che io e Marta si usi. The vehicle part, it's always next. Hello, Zafira. I have no idea if I'm ahead from last point. Like, do you know if I'm ahead? I feel like I'm ahead, but I could be wrong. I have made mistakes. Un rullino. È quello che stavo levando dalle macchine quando ho scoperto il corpo di Marta. Contiene uno scatto precedente a quel momento. Con un po' di fortuna, se hanno immortalato il momento dell'omicidio, avrò finalmente una risposta. Sarà veramente stata lei. All right, come on. Come on, we don't need to stare at it. Oh, shoot. I forgot you had to actually put on the necklace. La croce del suo amore. I was just staring blankly at the screen. La indosserò per attrarla a me. Snip. Una ciocca dei miei capelli per entrare nel suo mondo. Userò i tarocchi per comunicare con lei. I primi 10, come facevamo con la Tata. Gli altri erano per Marta. Scelte 2 carte. Tutto inizierà. Ti mimetizzi con il bosco per avvicinarmi. Ti fondi con l'acqua per farti conoscere. Puoi comunicare con me attraverso l'energia dei simboli. Usi il mio stesso dolore per chiamarmi. Tu osi molto. Mi evochi per sapere cose che io non so, per avere risposte che io non ho. Io sono solo un mezzo, come l'acqua, come l'aria. Un mezzo attraverso cui muoversi. Thank you. Respirare. Ha funzionato. Allora devo scegliere 2 carte. Ci siamo. I've made pretty big stupid mistakes in this run too, so I have even more time save. La figlia. La casa. La madre. La figlia viene dalla casa della madre. Poi si fa casa essa stessa. E diventa madre. Questo ciclo è rotto. Per sciogliere il nodo trova il figlio. Lui è la colpa iniziale, riflessa su di te. Chi ti ha dato la luce vuole riprendersela, vuole il controllo. Pezzo per pezzo sta sgretolando la tua vita. Devi fermarla. Parte della nostra anima abbraccia le persone che amiamo e ci viene strappata via quando queste scompaiono. La ferita è profonda e non si rimarginerà. La fede vacilla, la morte fa. Oh, excellent, thank you. Ma la chiesa è un luogo sicuro, casa e madre dei suoi figli. La fede è la luce, non perderla. Ritrovarla è quasi impossibile. Io la persi nel dolore. E senza tempo brancolo nel buio. Non hai il controllo di te stessa. C'è una figura oscura dentro di te. Le ferite la stanno alimentando. Farà cose che non ti piaceranno. Userai il tuo desiderio
la tua colpa, le parti più oscure della coscienza. Posso avvertire che tu vuoi sapere chi è stato. What do you think of the layout, Zafira? Do you like it? Do you dislike it? Do you have any tips? I can also make a background under my splits here on the left, but I didn't know what to put. Suppose I could put the ESP logo. Non è vero. Tutto è indefinito se guardi all'essenza delle. Welcome back, Luna. Non riesci più a distinguere la luce dall'oscurità. Nel dolore la differenza è così sottile. Sei sola. You're not a fool. I ricordi ti hanno abbandonata. I'm a fool. Loro, unici veri compagni, ora giocano nei luoghi della tua infanzia felice. E lì potrebbero tornare a farti compagnia. Swimming time. It does the thing. Does it score the points? Every time I think it's a crash. Parlare con la Dama Bianca mi ha confuso ancora di più le idee. Ma ora ho questa chiave. Luglio. Cara sorella, affido i miei segreti a questa lettera. Se la stai leggendo, le cose sono andate come pensavo e io non ci sarò più. Per prima cosa, io non sono sorda. Non lo sono mai diventata. La mamma mi faceva paura. Così decisi di non parlare e di non sentire più. Ha funzionato. La mamma cominciò infatti ad amarmi e trovarono anche una spiegazione scientifica. Un danno neurologico causato dalla pressione esercitata dalla gemella durante la gravidanza ha progressivamente portato alla perdita dell'udito. Yeah, sports ball, do the thing, e win così the points. Anche questa mia scelta si è trasformata in una tua colpa. Devo rimediare. Altri segreti? Purtroppo sì. Ma una lettera è troppo distaccata. Ora che sai, vai in camera oscura. Ho nascosto una registrazione. Ascoltala. È la mia voce. Addio. Marta. Perché questa follia, Marta? Che altro mi hai nascosto? Mi hai privato della tua voce per più di 15 anni. Voglio sentire la tua voce, subito. Sorry, man, I'm just feeling oak nuggins. Ciao Giulia, so che questo ti sembrerà assurdo, ma questa sono io e questa è la mia voce.
Siamo uguali anche in questo, è ovvio. In fondo ho sempre parlato. Tu eri la mia voce. Sto andando incontro al mio destino e non voglio che rimangano segreti tra noi. Sono incinta, Giulia. Oh, come on, tell me I just buffered that. Please tell me I just buffered that. Facevamo l'amore e non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Avevo paura di ferirti. Mi vergogno così tanto. E ora? Come potrei mai partorire questo figlio? Si comincia a vedere la pancia, capisci? Per questo non mi spoglio più. Ma per quanto ancora potrei nascondermi. Ieri mi hai chiesto di andare insieme al lago al mattino presto. Tu che Never. Sei un dormiglione. I buffered it. I buffered it. A fucking time save. Ho sono alzata al lago, mamma, e non ci ho svegliato ad essere incinta. Ho indossato un tuo vestito e di venire a verificare al lago questa mattina. L'ho lasciato sulla scrivania, in camera sua. Poi ho sentito il bisogno di parlarti e ho pensato di usare il registratore in camera oscura. Al lago vado da sola. Sarò te. Le dirò tutto quello che tu non hai mai avuto la forza di dirle. Sarò la tua voce. So quanto ti ha fatto soffrire. Al contrario di te, ricordo bene il male che ti ha fatto. E la colpa è mia. Prendi il mio posto, sorella. Vivrai una vita migliore. E io potrò riposare in pace, sapendo di aver almeno tentato di rimediare alle mie colpe. Ora vado. Porterò con me l'immagine di te che dormi serena. Ciao, Giulia. Ero sconvolta. Semplicemente sconvolta. Quel maledetto giorno, il 16 luglio, Marta non mi svegliò. Era tardi. Marta non mi aveva svegliata come eravamo d'accordo. E io dormivo sempre troppo. Nel mio armadio mancava un vestito. Nothing else I had to... Oh, yes, the bed was made. Marta non c'era. Dovevamo andare al lago insieme. Aveva persino rifatto il suo letto. Pensai che la mamma si fosse svegliata presto, nonostante le medicine, e le avesse chiesto qualcosa. Decisi semplicemente di uscire e andare a fare le fotografie per conto mio, senza la compagnia di Marta. Era una mattinata nebbiosa, nonostante non fosse ormai più l'alba. Era il presagio di qualcosa di terribile. Mia madre aveva ucciso la sua adorata Marta con le sue stesse mani. E io avevo preso il suo posto, usurpato il suo trono affettivo. Non me l'avrebbe perdonato. Mai. Dovevo avere paura. Cercai una pistola del babbo per difendermi. Stupida ragazzina che ero. Decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare e che, se questi non avessero svelato la sua colpevolezza, avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di Marta. Quasi 5 divisioni, scelte tedesche fanno fronte. Dude, I saved 10 minutes so far in this run.
Buona giornata! È un telegramma di condoglianze in ritardo, forse? I wonder if I have to actually read that. In camera oscura ora. Mai. Devo rimanere il più lontano possibile da lei. Potrei andare al cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta. Overused chat lines during a speed run. We're on world record pace. Bad run so far. Marta è nella cripta di famiglia. Mad 'cause bad. Il posto fa paura. La tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccole. This is the run I was here, PB. You have to say I was here after the run, or right before the run is almost over, or if I fail the run. Avrà una paura terribile. But no, you've got it. It's definitely not no PB April, I can tell you that. Oh gosh, get off! Oh yes, there you go, you got it. Mix in a PogChamp and a Frankerzine, you've got it. Speriamo che non ci sia il custode. Mi mette i brividi quell'uomo. La cripta di famiglia è chiusa. La chiave è nel casotto del custode, come sempre. I wonder if I could just grab these now. Non ora. No, okay. I'll take that time loss. I'm 10 minutes ahead. You've got it. Questa porta è chiusa, ma io devo assolutamente entrare. Ci sarà qualcosa per forzare il lucchetto qui in giro? The movement is still not optimized. Like, the only thing I optimized was actually knowing what things you have to do in what order. So there's still a ton of time save. Queste sono perfette per sub 2 hours, though, I think is entirely possible with this run, unless I screw up majorly. Can't wave dash, I can't Hess, how am I even supposed to play? I can't even just super slide. I have not tried. I don't know, that's pretty fast feeling. Paura da piccole. È un luogo piuttosto tetro. I'll have to time it. Luna, will you help me? Will you help me time it? Oh, I was looking at the splits. I wasn't even doing the game. Oh shit, imagine if I actually did a speed run. Okay. We'll do that after the run. Che Dio mi per quello che sto per fare. E perdonami soprattutto tu, Marta. Oh, my favorite banjo. Martha Skip, I fucking wish. Move the keyboard, gotta have the real strats for this.
To use them all the time at work. That is your niece or nephew or both. Era vero. Marta era incinta. Incinta di un feto deforme con due teste. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Ero sempre più sconvolta. Stavo facendo cose che neanche... Non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Come prova. Per mostrarla a mia madre. A tutti. Chissà poi perché. Ah. Oh, too close. Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te, sistemarti e rimarrò qui con te. Passeremo tanto tempo assieme. Dottore, true. La devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene... Oh, you can't turn around during this part, so you can't run backward during this part. Come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti, soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Concordo, ma in Germania potrà avere cure migliori, in una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. L'ha presa lei. Chi altri? Sono così spaventata, dottore. Do you guys think the Italian is faster? E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Erich, uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Quella dannata ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui in cantina. Prima o poi verrà in camera oscura, questo è certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia, ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore, non si preoccupi. Ci vedremo più tardi. I mean, I could put it in Japanese. Imagine the time save. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura, pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. I think this has the Japanese language option. Get the gun. Just like any good American. Ora lo sveglio confesserà. E come se confesserà? Cosa fai, figlia mia? Double tap. Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Ma chi mai mi crederà ora? Mi porteranno in manicomio. Quei rollini sono la mia unica speranza.
Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Nice. No power. Prima o poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. Oh gosh. Ora ho le chiavi della mia vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa? That noise is annoying. Please stop. Finalmente posso rientrare nella mia stanza. È come essere di nuovo bambina. Giocare con le marionette. This part is like first cycle in MM. Like, I just don't want to do this. Altrimenti nulla aveva valore. Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna, uccisa dall'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte. Quante aspettative. Oh, she suddenly had detail. Il mio amato ancora non c'è. Aspetterò. Che bella luna stasera! È arrivato! Cosa succede? Mi sembri strano. Mi hai tradito! Potrei mai farlo. Ti amo. Kill. Ti amo troppo. Il pensiero di perderti mi fa impazzire. Per questo ti uccido. She had these speech bubbles prepared. Che cosa ti ho fatto? L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato. Execute. He didn't struggle against his death. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. They're both relatively calm, considering that one is about to murder the other. Aiutatemi! Aiutatemi! It's kind of what I sound like ora when I'm drinking. Ora posso iniziare. Cominciamo a fare chiarezza su quanto accaduto la sera prima di quel maledetto 16 luglio tra me e Marta. Babbo dice che perdiamo. Che succederà? Diventeremo povere. Hai visto l'apo ieri?
accompagni al lago domani? Just seeing if that was faster. Voglio scattare delle foto. Andiamo all'alba. Lei dorme. Sai che prende quella medicina, no? Svegliami tu. Are still children. Sì, dai, bella idea. The Muppets animated. Andò così. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza. Sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. The Muppets play D&D. Imagine undressing before you beat someone to death with a cane. Potrebbe essere andata proprio così. This might be exactly what happened. Non saprò mai con esattezza cosa accadde. Ma credo di essermi fatta un'idea. Così la mamma ha ucciso Marta e io le ho sparato. Io non volevo sparare, a dire il vero. È nella mia testa. Ora devo capire. Posso farlo. That's phenomenal. Un braccino. That's true. Well, I meant more so undressing to beat someone else to death. Like. Un altro braccino. L'altra gambina. Oh, guarda, è rimasta la testina. I guess that's fair. Like, that's not a way I was considering it, that's for sure. I know, right? I could only dream.
Throw corpse. Era sotto il so, no head? Era solo un gioco. Questo però non è un gioco. Stavo solo giocando. È un brutto scherzo. Sotto il ponte. La chiesa. Il Can you get on the bike while carrying mother's head? La dama bianca. No. Okay. Feels wrong to just toss somebody's head, you know? È tornata la luce. Ora posso sviluppare quei rollini, sperando di trovare quello che cerco. Photo. I don't know a lot about photography, but I'm fairly confident. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. I don't know anything concrete about concrete. You are correct. E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da questa sofferenza. So che non è giusto, ma non posso. Non ce la faccio più. Feel like shooting yourself is faster. Non fu facile decidere di premere quel grilletto. Ma lo feci. I should probably actually time to see which of those Ancora is faster. Una volta, però, non ero morta. I know, the door just shut in Morivamo front of us. Wasn't it amazing? Come fosse la cosa più naturale del mondo. Ma per me sembrava impossibile. Sparando spostai involontariamente l'arma quel tanto che bastò per far sì che il proiettile venisse deviato dall'arcata sopraccigliare. Sanguinavo. Sentivo un grande dolore sopra l'occhio. Le voci attutite, ma niente di più. Svenni. E ripresi conoscenza legata su una sedia, così stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Doris Magic, Frosted World Record, I am bread. Sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa. Speaking of cats, Luna, have you seen King lately? Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue. E pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo. Oh. Ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua Does he let you pet him and stuff, or does he just exist near you? Vomitai. Mi costrinse a confessare che mio padre svolgeva. Non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo niente. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte. After you said it, I couldn't unsee it. Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. A
Appena confessai, il generale disse: sono bastati 2 schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione. Poi arrivò un colpo più forte degli altri e persi di nuovo conoscenza. The gang gets executed for war crimes. Oh, like he wants to actually eat you? He's not like underfed or anything, is he? He's not skinny. It was supposed to. Maybe he just has that taste for delicate human flesh that no one finger could satisfy. Mi risvegliai in terra, slegata e completamente vuota. Il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura, sempre che i soldati non l'avessero distrutto. Because I can get that on the way back to the puppetry. Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Cosa fai con quell'arma? È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa. I wonder if you actually have to listen to the voice or start it, you know? Se mi allontano troppo non riuscirò più a sentire. Oh, okay. Zafira, I have 3090 stuck in my head and I kind of blame you. Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. I think that's the name of the first song in Tick Tick Boom, isn't it? Pensavo che quella follia fosse dimenticata per tutti. Devi stare zitta. Non parlare, non dire più niente. Cosa fai, figlia mia? Sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Damn it. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... mio Dio, era terribile. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me, forse. Così mi precipitai a giocare di nuovo. Who relit the candles? Mamma stava per morire partorendo. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del babbo. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. True. Me. Come va, signora? Sento un dolore fortissimo. Le serve nulla, signora? Ci siamo, è giunto il momento.
Tutto è pronto. Aiuto, qualcosa non va. Eric, aiuto! Irene sta male! Come stai, tesoro? Sempre più debole. Dottore, corra! Irene sta male! Tranquilla, Irene. Questi dolori sono naturali. Spinga, Irene! All right. Thanks, Dead by Daylight. È nata. Sto male. Mi sento andare via. Andrà tutto bene. Povera mamma. Ha sofferto tanto. Io l'ho fatta soffrire tanto. Fin da quando sono nata. Mamma, ho fame. Non è ora di mangiare, piccola rompiscatole. Mamma, devo fare pipì. E io cosa posso farci, insopportabile piagnucolona? Mamma, ho sete. Hai appena bevuto. Non mi esasperare. You can be thirsty after drinking. I am frequently that thirsty. Mamma, ho sonno. Basta adesso! Vai in camera tua! Te la farò pagare! Le mani non bastano questa volta! Te lo dovrai ricordare per sempre! Mamma, io non volevo! Easiest time save. Non mi picchiare, ti prego! Beat. Dum. 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 Corgi Beach Day? What? Please drop many details about Corgi Beach Day. Questo è solo un gioco. È solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi. È questa la mia vita. I meant to throw the picture on the ground. What? I didn't know that. Ma cosa fai? Sei impazzita? È colpa di Marta. Non ti credo. Oh. Ti ho vista! Vuoi fare la furba? Sono arrabbiata con te! Te la faccio passare io la rabbia, stupida ragazzina! Hello?
Vieni con me ora. I feel like that was faster, actually. Here it is, guys. Does that skip? Scusa, mamma, mi dispiace. Okay. Vieni con me. Ora ti metto a posto io. Fantastic day. Yeah, I agree. Corgis are happiness incarnate. Scusa, mamma, non lo faccio più, prometto. Troppo tardi. Queste false lacrime non ti serviranno. Stai ferma! Aiuto! Uh-oh, guys. Ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare. Lascia il mio cane. I know, right? Kill the dog. Inutile urlare, stupida ragazzina. No, mamma, ti prego. Sei pazza. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. That is true. Aiuto, papà! Aiuto! Inutile gridare. Tuo padre non c'è, come sempre. Ora lo mangerai. Scommettiamo? No! Here it is. You ready, Luna? Mangia! Non mangio! Ho detto mangia! Stavo ricordando e non volevo ricordare oltre. Era troppo, tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La Dama Bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Don Attilio, chi è? Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti. Giulia, vieni subito da me. Non stare da sola, è pericoloso. Rotary phone speedrun stats. Potrai stare con me e mi racconti tutto, va bene? Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. Oh yeah, the bike and its blazing fast speeds. I hope Puppet Skip works. This is gonna be a huge time loss if it doesn't. Actually, you don't have to go back to the puppets a second time, or a third time, I don't think. I think it was only the two times. You probably can go back to the puppets.
quei ragazzi. Li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non doveva andare così. True. Mi avevano scoperto. E il babbo mi aveva protetto, ovvio. Chi aveva a che fare con i partigiani veniva fucilato senza tanto riguardo. Bastava anche solo il sospetto. Avevo tradito mio padre. Ma cosa dovevo fare? Avrei dovuto tradire Lapo. Era mio amico e lo amavo. Ma amavo anche mio padre. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Varcata quella soglia, persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti, mentre io sopravvivevo a tutto. All right. So there we go. That is a 156:48. I'm going to add a second on because I messed up the timer earlier. So our initial time was, I think, 2 hours, 12 minutes, 24 seconds. So we did quite well considering, hang on a second. Yep, I was here. We did it. I should also split there. Oh, well, that's fine too. PB, that's right. PB by quite a bit. We did it. There's still time saved to be had. Optimization is a big thing, especially with movement, which we're going to test a couple things right now. Mainly just one thing. We'll go to the only actual save I did. Right there, the burial. All right, Luna, you ready to time backward walking? Chest skip. All right. So I think the best way to do it is going to be from this part of the house to there. I'm going to go back and forth, and then I'll do it backward and forth, you know. So, all right. Okay. All right. Ready? Go. All right, so that's that. Okay, now backward. Ready? Go. The only thing that's gonna suck is not knowing your spots, so running backward is gonna be weird because you don't know what's behind you. Okay. How'd we do with the second run? Same speed, forward and backward? That's fine. I didn't figure it would be faster backward, but let's see. Is there any? I can't think of anything that I might be able to skip either, so. Oh well.
we're gonna go ahead and call it there. I'd say that's a good run. Needs more backward jumps. I need to be 4 parallel dimensions forward. Parallel universes? Whatever it was, whatever's the mean. Anyway, thank you guys for watching. If you haven't already, please give our channel a follow. It's the best way for us to let you know when we go live. And in that same vein, if you could join our Discord, follow us on Twitter, join follow us on Twitch, and subscribe to us on YouTube. That would be great. How many A presses? Not enough, that's for sure. But anyway, we're going to call it there. So I will see you guys later. Yes, that's right. World record hype. I was here. See you guys.